Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre salutati. Sì, fratelli e sorelle carissimi, oggi la Santa Chiesa celebra la memoria del Santo Urlato d'Arsa, a cui vorrei dedicare qualche pensiero durante questa omelia, perché è una figura davvero straordinaria di sacerdote e di pastore. Siamo in una parrocchia dove c'è un parroco, e quindi è sicuramente molto edificante conoscere la storia di questo grandissimo santo, vissuto in Francia tra il XVIII e il XIX secolo, che nacque nel 1786 e morì, se non vado errato, nel 1859. E è il patrono dei parroci, quindi è la festa oggi un po' di tutti quanti noi, perché è l'immagine di un'esemplarità sacerdotale assoluta, uomo di straordinaria e intensissima preghiera. Il santo Urlato d'Arsa è un buon esempio per i sacerdoti, perché molti pensano che i sacerdoti devono fare. È vero, ci sono molte cose da fare, ci sono i sacramenti da amministrare, come diceva, prima di tutto il sacerdote deve essere un uomo di Dio, un uomo di preghiera, perché quello che fa deve essere comunicazione di Dio con le persone. Il sacerdote è anzitutto un uomo di Dio, che porta a Dio le persone, non porta a se stesso. Urlato d'Arsa era capace di stare ore e ore inginocchiato davanti al tabernacolo in preghiera, e aveva una giornata intensissima, dormiva pochissimo, circa 3 ore a notte. Quando arrivò ad Arsa, ecco qui, se volete, ad Arsa sono molto simili, perché Arsa era un piccolo villaggio di poche centinaia di anime. Trovò una parrocchia che stava con tutti i miei termini, tanto è vero che lo incontrò mentre lui si recava a piedi nella parrocchia nuova. Gli andò incontro uno e gli disse: tu chi sei? Il nuovo curato? Gli disse: sì, io sono il nuovo curato. Tu vorresti andare ad Arsa? Gli disse: guarda che ad Arsa non c'è più niente da fare. Gli disse proprio così. Allora lo disse: ah sì? Ah, allora si vede che c'è tutto da fare, cominceremo presto a fare. Rimase moltissimi anni in quella parrocchia, chiaramente i primi anni, io capisco bene perché adesso questa è la mia seconda esperienza da parroco, non è quando arrivi in un posto, stanno tutti aspettati a te, si riempie la chiesa. I primi anni sono difficili, i primi anni passavo ore e ore davanti al tabernacolo con pochissima gente in chiesa, e appena cominciò a parlare un pochettino cominciò a farsi un po' di nemici, perché insomma, come tutti quanti gli uomini di Dio, gli uomini di Dio predicano la parola di Dio, come diceva un altro suo grande conterraneo, San Luigi Monforte, non la predicano adattata, come dire, al pensiero del mondo, la predicano così com'è. E sto popolaccio si trovava pure scritte sulla porta della casa canonica, dice: ma chi te ce vuole? Chi te ci ha chiamato? Qua vattene a casa. Ma andò avanti, perseverando, riabbellendo tutta un'altra chiesa, piano piano, dopo un po' di tempo, cominciò a riempirsi la chiesa, e non soltanto di abitanti di Ars, ma anche di gente che per la sua fama di santità cominciava a scendere da tutta la Francia, a piedi. Si conta che ha confessato 200-300 mila persone, insomma il 1800 era un numero veramente straordinario, e a un certo punto dovette, come hanno fatto i grandi santi sacerdoti, crocifiggersi in confessionale, nel senso che passava ore e ore della giornata in confessionale a parlare con le persone, ascoltare le confessioni fondamentalmente. E va sicuro, sono stato ad Arsa, lo sentiamo il caso di questi giorni, ecco, l'estate ad Arsa era così e anche peggio. E anche la chiesa di Arsa, a differenza di questa, che è un pochino più freschetta, è molto molto calda. Quindi per il santo Urlato d'Arsa stare in chiesa tutto quanto quel tempo in confessionale significa veramente morire di caldo, così come d'inverno di freddo. E a proposito di confessione, lui lo sapeva molto bene quello che diceva, ecco, perché lui diceva una cosa che fa un po' pensare, però è una verità, diciamo così, un po' dura ma abbastanza vera. Lui diceva questa cosa, che la stragrande maggioranza delle confessioni sono nulle o sacrilege. Perché diceva queste parole? Le spiegava durante le sue lezioni di catechismo alla parrocchia. La confessione nulla o sacrilega in due circostanze, o quando uno, anzi tre, o quando uno non dice tutti quanti i peccati e ascolta, perché si vergogna per paura o per altri motivi, oppure quando uno non è realmente pentito. Capite? Questa era la cosa che stava dando ancora al santo Urlato d'Arsa. Cioè,
Io non lo posso andare a confessare se bestemmio, poi vado a confessare e poi dopo la confessione comincio a bestemmiare come prima. La confessione è nulla, perché in confessionale i peccati vanno lasciati, cioè si chiede perdono al Signore, ma si riceve la grazia per convertirsi. Non posso andare alla messa la domenica e vado a confessare e poi comincio a disertare una messa domenicale. Non posso essere un lussurioso e faccio i peccati impuni, vado a confessare e dalla confessione comincio come prima. Queste confessioni, tutte quante sacrifici, tutte quante nulla. E questo è il motivo di sua grande, diciamo, di sofferenza, di preghiera e anche mortificazione, che era molto molto attento in questo. Un'altra cosa molto importante anche per lui, dal buon sacerdote, era che predicava tanto, faceva il catechismo ai parrocchiani e in maniera semplice e a loro comprensibile. Ha dedicato moltissimo alla predicazione e all'istruzione religiosa degli adulti e dei fanciulli, perché capite, se noi non siamo religiosamente istruiti, cioè anche se uno deve essere dato a buona volontà di servire il Signore, di piacere al Signore, come fa se non ha le cognizioni, insomma le conoscenze, no? Questo è però oggi un dovere molto grave del parroco, e io sicuro che cercherò di adempirlo come ho sempre fatto, di assicurare ai fedeli gli spazi, i tempi, i luoghi per avere una buona istruzione religiosa. Senza questa non è possibile avere una buona vita di fede, perché tu non puoi amare il Signore se non lo conosci, non lo puoi conoscere se non c'è qualcuno che ti parla adeguatamente e correttamente di lui. Lui si è stato in questo molto molto, si è speso, ripeto, agli adulti e ai bambini, che seguiva tutti personalmente. Poi aveva una grandissima carità verso i poveri, visitava poveri e nudi, lui visitava personalmente, da buon parroco, con tutti i suoi malati, spesso anche con caldi e soleoni, perché Arsa è veramente caldo come luogo, e costruì anche vicino alla sua canonica una casa di accoglienza che poi è ottenuta da alcuni suoi collaboratori per infanzia abbandonata. Quindi fu anche prodigo nelle opere di carità. Non solo, rimise completamente a nuovo la chiesa dove stava, prendendo la mia parte dei soldi necessari, dei fondi necessari dalle tasche proprie e senza dirlo a nessuno. Lui, con tutti quanti gli uomini di Dio, personalmente non aveva quasi nulla, cioè aveva soltanto una talare mezza stracciata a cui di giorno e di notte. Però quando si trattava della chiesa o dei paramenti sacri non badava a spese, che la chiesa doveva essere bellissima e i paramenti sacri dovevano essere bellissimi. Né narrano i biografi che quando andava nel negozio di sartoria ecclesiastica a comprare i camici, le pianete che costavano un sacco di soldi, quando lo vedevano entrare, se preoccupava, diceva, io sono morto di fame, ha ordinato una pianeta, diremmo oggi che costa 4.000 euro, che la paga? Invece quelle, capite, attenti, perché essere poveri non vuol dire non avere i soldi, ma io posso pure essere miliardario, bisogna vedere come li uso i soldi, e se li uso in maniera gradita al Signore, io sono povero anche se sono ricco, cioè se sono capace di dare larga parte dei miei soldi ai poveri o al culto o alle necessità della Chiesa o alle missioni o per le messe o per la comunità. Il santo Clodarsi infine era vero pastore, perché era capace di farsi lui carico dei peccati dei suoi fedeli. Racconta di Grigorio che di giorno confessava e parte della notte la trascorreva a fare penitenza, in preghiera o in penitenze anche molto impegnative, per i peccati che sentiva confessionare, perché non poteva dare penitenze troppo grandi ai penitenti, perché sennò sarebbero scoraggiati, però capiva che i peccati gravi che aveva ascoltato qualcuno li doveva riparare, e chi li ripara? Li riparo io. Quindi si offriva in questo modo e al Signore. Ha fatto anche, insomma, racconta di Pio che faceva dei digiuni che assolutamente non sono fatti a farli, perché praticamente non mangiava mai, se non una tazza di latte che gli devono quasi mettere in croce per fargliela bere rotto ogni tanto prima che cascasse per terra, insomma, quindi ha avuto anche, diciamo, degli eroismi nella mortificazione e nella penitenza che sono assolutamente straordinari. Con la grandissima figura di santo, ripeto che è un modello per i parroci, è stato dichiarato tale, ricordo da quale monte, da Pio XI, non da Pio XI, non mi ricordo, e era una figura straordinaria di santità. Ecco, che a voi può aiutare, nel senso di chiedervi sempre, voi cosa va aspettare dal Padre? Questa è una domanda che dobbiamo sempre farci,
perché parlo, ieri ho postato su Facebook una lettera scherzosa e parla del prete che qualunque cosa fa non va mai bene, perché se sta in chiesa a pregare non sta in mezzo alla gente, se sta in mezzo alla gente non prega mai, se predica e la messa dura troppo, se non predica fa le cose troppo di corsa, eccetera eccetera. Quindi c'era una frase ironica, non so chi l'ha scritta queste cose, forse il mio collega che fa fare tutto due risate, no? Ma una cosa importante è chiedersi: io dal parroco che mi aspetto? Perché un parroco secondo me deve fare ancora vado il santo per adorarsi. Numero uno, deve pregare tanto per i fedeli. Numero due, deve offrire la vita. Numero tre, deve essere fermo, religio nell'amministrazione dei sacramenti. La messa del santo per adorarsi è qualcosa di incantevole, la confessione, deve predicare, deve istruire, deve stare vicino ai poveri e agli ultimi, spendendo la vita per loro. Basta. Poi, che sia bello, che sia brutto, che sia simpatico, che sia antipatico, che sia il resto, è un dettaglio, è un di più, un'aggiunta. È molto importante chiederci che cosa, che voi mi chiediate, tutti quanti mi chiedono, io dal parroco cosa desidero e cosa voglio. Perché quando uno vuole le cose buone, il Signore le manda, capite? E bisogna essere capaci, insomma, così di desiderare, di chiedere le cose, e quando si vede qualcosa che non funziona in un prete, mi raccomando, il santo curato su questo era terribile, preghiamo per lui. Lui aveva una concezione altissima del sacerdozio, diceva che neanche un angelo ha una dignità grande come quella del sacerdote, e raccomandava, diceva, quando si andava a lamentare, perché lui era un po' punto di riferimento, allora che faceva un sacco di gente, se andava a lamentare da lui, e parlo su voi non andava bene, come faceva, lui raccomandava sempre, prega lui, amalo, se sei capace fai pure qualche sacrificio, se vedi qualcosa che non va, niente di più, d'accordo? Perché il resto se lo vedrà, se c'è qualcosa che non va, come il nostro figlio. Il santo curato era devotissimo della Madonna e del Santo Rosario, chiediamo a Maria Santissima, e oggi gli affidiamo tutti i parroci che sono nella Chiesa Cattolica, che imparino dalla Divina Maria, ecco, l'arte dell'essere pastori di anime. La Madonna non era un sacerdote, ecco, ma è un modello di sacerdoti per la sua bontà, per l'altezza della sua preghiera e per la sua sublime dottrina che conosce e che insegna, come ha dimostrato anche in tante apparizioni. Affidiamoli alla Madonna e vi prego, voi pregate per me, ecco, perché tutti quanti i parrocchiani imparino anzitutto a pregare per i loro pastori, perché il Signore ci aiuti a svolgere l'ufficio degno del nostro altissimo ministero. Siamo lodati Gesù e Maria. Grazie.